Allora, l'argomento che sto per introdurre è un tema che, ahimè, oggi è quasi del tutto scomparso dai libri shakespeariani ed è un peccato perché è un tema fondamentale, importante, ed è l'influenza del pensiero e delle opere di Giordano Bruno in Shakespeare, nelle opere shakespeariane. È un tema che a me oggi non esiste quasi più nei libri di Shakespeare e ha creato un vero e proprio vuoto nella comprensione sia di Shakespeare come autore che nelle opere shakespeariane, come l'Amleto, ma anche come Tenere amor perdute. Però in realtà già dalle primissime biografie moderne di Giordano Bruno abbiamo questa influenza di Bruno nelle opere di Shakespeare. Già nella primissima biografia moderna pubblicata a Parigi nel 1846 da Christian Barthelmess, scrisse una biografia in due volumi sulla vita e le opere di Giordano Bruno. E lui, seppure in maniera abbastanza timida, perché lo accennò nelle note della sua biografia, scrisse che nell'Amleto di Shakespeare vi erano due temi fondamentali che Shakespeare aveva preso in prestito proprio da Giordano Bruno. Un tema era il tema dell'universo infinito, che sappiamo appartiene a Giordano Bruno. Quando Shakespeare dice vorrei essere chiuso nel guscio di una noce ed essere il re dello spazio infinito, lui lì sta citando Giordano Bruno. Un altro tema invece fondamentale che è sempre presente nell'Amleto è il tema della trasmigrazione dell'anima. Giordano Bruno, in un'opera che lui scrisse e pubblicò proprio quando era in Inghilterra, a Londra, quest'opera è della causa, principio et uno, nel secondo dialogo ci parla dell'anima. E Bruno dice che qualsiasi forma di materia, anche la più piccola, contiene un'anima. E quest'anima non muore, quando noi moriamo l'anima cambia e si trasforma. E il tema della trasmigrazione dell'anima è presente in Shakespeare, quando nell'Amleto c'è la citazione: un uomo può pescare con il verme che ha mangiato il re e mangiare il pesce che ha mangiato quel verme. Il verme che è sottoterra mangia il re che è morto, viene preso per pescare il pesce viene servito a tavolo, il ciclo infinito della vita. E qui Shakespeare sta citando proprio Giordano Bruno. E questi studi poi sono andati avanti negli anni. Tanti, anche filosofi importanti, come Maurice Carré, ad esempio, che tra l'altro definiva Giordano Bruno più importante di Spinoza, aveva fatto notare che vi era un'altra opera di Shakespeare, l'Enrico IV, dove vi era un altro tema fondamentale e importante che Giordano Bruno tratta in un'altra opera che scrisse e pubblicò sempre quando era presso l'ambasciata francese a Londra, e quest'opera è dell'infinito universo et mundi. L'opera però più importante, che fu pubblicata poi nel 1868, è un'opera che si intitola Shakespeare for Schunge, pubblicata da Benno Stischwit. Questo studioso shakespeariano dedicò un capitolo solo ad analizzare le similitudini che vi sono proprio tra Giordano Bruno e Shakespeare. Lui dice una cosa molto importante, dice che Shakespeare abbraccia totalmente il pensiero di Giordano Bruno, che all'epoca era qualcosa di rivoluzionario. Il pensiero di Giordano Bruno era un pensiero diverso dai suoi contemporanei, persino pericoloso. Perché? Perché Giordano Bruno, quando arrivò in Inghilterra nel 1582, andò ad Oxford per tenere due lezioni, una sulla quintuplice sfera e una sull'immortalità dell'anima, e tenne un dibattito con i professori di Oxford. E all'epoca chi la faceva da padrone era la teoria aristotelica, ovvero che era la Terra che era al centro dell'universo, un universo che era finito, quindi aveva un inizio e aveva una fine. E Bruno arriva in Inghilterra e mette un po' sottosopra tutta l'università, perché dice: io non vi dico soltanto che non è la Terra ad essere al centro dell'universo, ma è il Sole che è al centro dell'universo, quindi teoria copernicana, eliocentrica. Ma questo universo, come voi lo vedete, non è finito, ma è infinito. E lui ovviamente si scagliano addosso critiche, attacchi, al punto tale che Bruno viene cacciato da Oxford. Cacciato con la scusa che aveva copiato da un altro filosofo, Marsilio Ficino. Ovviamente questa era la scusa un po' più banale per poter cacciare Bruno da Oxford, perché era considerato pericoloso. Vi sono ancora oggi delle citazioni che possiamo leggere nei testi, nelle opere su Giordano Bruno, che sono delle citazioni proprio dette all'epoca dai professori di Oxford. Una di queste, ve la posso dire, è quando un vescovo ad Oxford disse
che non era la Terra che girava intorno al Sole, ma era il cervello di Bruno che girava continuamente. Questo era un modo molto subdolo e sottile per dire che Bruno era pazzo. Ed era infatti considerato pazzo. Un'altra frase che mi viene in mente è come veniva descritto Bruno. Dicevano: Giordano Bruno ha il nome più lungo del suo corpo. Perché? Perché Bruno era molto basso. E questo era un altro modo per screditarlo e per infangarlo. Quindi Shakespeare va controcorrente, perché Shakespeare appoggia Giordano Bruno, appoggia il suo pensiero. Bruno era considerato pericoloso, era considerato pazzo. Non solo, era pericoloso appoggiare Bruno nel periodo elisabettiano, dove anche gli stranieri, c'era una forte xenofobia nei confronti degli stranieri in Inghilterra. Quindi Shakespeare va controcorrente due volte rispetto ai suoi contemporanei, perché appoggia uno come Bruno, che era considerato diverso rispetto agli altri ed era persino straniero, e quindi anche doppiamente considerato pericoloso all'epoca. E Shakespeare però segue Bruno anche in un'altra idea, quella della critica verso i pedanti, verso i grammatici. Quando Bruno arriva ad Oxford, all'università, fa capire che ad una nuova concezione dell'universo deve corrispondere necessariamente anche una nuova concezione del linguaggio, ci deve essere una nuova lingua, perché ovviamente se l'uomo non è più al centro dell'universo, è un universo che non è finito ma è infinito, quindi l'uomo è una pagliuzza minuscola in un universo che è infinito, deve necessariamente cambiare la concezione dell'uomo e della società. E soprattutto bisogna creare un nuovo linguaggio che deve rispecchiare quello che è le nuove idee di Giordano Bruno. E Shakespeare infatti segue Giordano Bruno anche in questo. E infatti Shakespeare, come Giordano Bruno, critica fortemente i pedanti di grammatici. Giordano Bruno satirizza in maniera ironica e anche molto dura i grammatici e i pedanti nelle sue opere. E Shakespeare lo segue anche in questo. E Stichwitz fa capire una cosa molto importante, dice: sono state le opere che Giordano Bruno ha pubblicato quando era in Inghilterra presso l'ambasciata francese, sono proprio quelle opere che hanno influenzato maggiormente Shakespeare. Infatti quando Bruno fu cacciato da Oxford, rimase da solo, si fece tantissimi nemici e l'unico che lo accolse fu l'ambasciatore francese, Michel de Castelnau, che lo accolse a Londra presso l'ambasciata francese. E lì, tra il 1583 e il 1585, Bruno visse in questa sorta di oasi di pace, dove scrisse le sue opere più famose, La cena delle ceneri, Della causa principio et uno, Gli eroici furori, Dell'infinito universo dei mondi, Lo spaccio della bestia trionfante e La cabala del cavallo Pegaseo. Queste sono le opere che hanno maggiormente influenzato Shakespeare. E questo studio di Stichwitz è ancora oggi quello maggiormente citato per quanto riguarda le similitudini che vi sono tra Giordano Bruno e Shakespeare, però ha aperto le porte a tantissime altre analisi e studi che sono stati fatti negli anni. Un altro importantissimo studio fu fatto nel 1876 da William Koenig, uno studioso shakespeariano, che disse una cosa ancora più ardita, perché se possiamo immaginare che Shakespeare si è ispirato a Bruno tramite delle discussioni, delle chiacchiere che ha avuto con i suoi contemporanei, perché all'epoca, come vi ho fatto capire, l'arrivo di Bruno in Inghilterra aveva avuto tantissimo scalpore, quindi si parlava di lui, seppur in maniera negativa, ma si parlava di Bruno. Koenig dice un'altra cosa importantissima, dice: Shakespeare conosce Bruno non perché ne ha sentito parlare tramite versi, ma perché ha letto tutte le sue opere. Le ha lette al punto tale che c'è un'opera di Giordano Bruno che ha scritto e pubblicato poco prima di arrivare in Inghilterra, che si chiama Il Candelaio, che è un'opera che è terribilmente simile a un'altra opera di Shakespeare, Pene d'amor perdute. Quest'opera, Il Candelaio, è una commedia, tra l'altro è la prima commedia moderna italiana, e l'ha scritta proprio Bruno, perché Bruno, oltre a essere un grande filosofo, era anche un grande poeta, un grande uomo di teatro. E in questa commedia, se la paragoniamo a Pene d'amor perdute di Shakespeare, che è una delle primissime commedie che Shakespeare ha scritto, sono entrambe strutturate allo stesso modo, hanno gli stessi personaggi principali, della stessa critica ai pedanti che fa Shakespeare come la fa Giordano Bruno. Non solo, vi è una similitudine anche nelle parole che utilizza Shakespeare, che prende proprio da Giordano Bruno. E nel dire questo, Koenig dice una cosa molto ardita e particolare. Perché? Perché Il Candelaio non è scritto soltanto in italiano vernacolare, è scritto in dialetto napoletano, è scritto con storpiature linguistiche,
Io da campana che ho letto l'opera, a volte dovevo girare pagine, andare a rileggere delle parti del testo. Voi immaginate Shakespeare, un inglese che riesce a leggere un'opera del genere, a leggere appunto tale, che riesce a tradurla, a rielaborarla, tant'è che Pene d'amor perdute viene considerata una sorta di adattamento e una sorta di ringraziamento che fa Shakespeare a Giordano Bruno, perché c'è un personaggio in Pene d'amor perdute che si chiama Biron, che quel personaggio non è nient'altro che Giordano Bruno. Se oggi voi acquistate la edizione in italiano di Pene d'amor perdute, vi rendete conto che il personaggio Biron è tradotto proprio come Bruno, ed è un personaggio che non ha solo in comune il nome di Bruno, parla come Bruno, dice le stesse cose che dice Giordano Bruno. Quindi Shakespeare ha letto le opere di Giordano Bruno e lo conosce appunto tale che vuole omaggiarlo regalandogli un personaggio solo appositamente per lui e scrivendo un'opera che è molto simile proprio a Candelaio di Giordano Bruno. E Koenig dice un'altra cosa molto importante: gli eroici furori, che è una bellissima opera di Bruno scritta sotto forma di sonetti, sono più o meno una novantina, sono molto simili ai sonetti che poi scriverà Shakespeare dopo circa 6 anni dalla pubblicazione degli eroici furori di Giordano Bruno, anche nella struttura dei sonetti. La famosa Donna Bruna dei sonetti di Bruno corrisponde ed è molto simile alla Dark Lady dei sonetti di Shakespeare. E Koenig dice un'altra cosa importante, dice: è risaputo che Montaigne è il filosofo che maggiormente ha ispirato Shakespeare, ma guardate che il filosofo più importante per Shakespeare non è stato Montaigne, è stato Giordano Bruno, e non vi è nessun contemporaneo più di Shakespeare che conosce Giordano Bruno meglio di lui e che utilizza Bruno nelle sue opere. Quindi Shakespeare va controcorrente anche rispetto ai suoi contemporanei, perché non solo appoggia Giordano Bruno nelle sue idee e ricorda Bruno nelle sue opere, ma lo appoggia in tutto e per tutto. E ovviamente tutta questa bellissima pagina di analisi, di studi che riguardano le influenze di Bruno nelle opere shakespeariane oggi non esiste più nei testi shakespeariani ed è stata subito troncata e criticata fermamente dagli studiosi shakespeariani. Ne posso citare soltanto uno, Beiersdorf, che fu molto critico nei confronti di Bruno, cercò in tutti i modi di criticare Giordano Bruno e di minimizzare quella che fu la sua influenza, il suo periodo in Inghilterra. Per Beiersdorf in realtà le opere che aveva scritto Bruno in Inghilterra non avevano avuto tutto questo clamore, questa fama. In realtà fu poi sbugiardato da tutte quelle ricerche moderne che sono state fatte. Le opere che Bruno ha pubblicato non solo furono le opere più importanti per la carriera di Bruno, ma della filosofia moderna, ed ebbero un grande eco nell'epoca elisabettiana. Non solo, Beiersdorf cercò di staccare la connessione tra Shakespeare e Bruno dicendo una cosa abbastanza interessante, perché disse: Shakespeare è un poeta e non aveva bisogno di un filosofo come Bruno per poter scrivere le sue opere, ma io posso tranquillamente rispondere che come Shakespeare si è ispirato a Montaigne, un altro filosofo, così tranquillamente poteva ispirarsi anche a Giordano Bruno, che è un altro filosofo. Però alla fine Beiersdorf ammette una cosa importante, dice che noi in realtà non sappiamo, non conosciamo la formazione di Shakespeare, non conosciamo la sua educazione, non possiamo dimostrare che un autore del genere come Shakespeare inglese sia stato capace di leggere le opere di Giordano Bruno, che sono delle opere scritte in italiano, l'italiano vernacolare, addirittura in dialetto napoletano con delle storpiature linguistiche. Com'è possibile immaginare che Shakespeare abbia potuto comprendere delle opere così complesse? Quindi alla fine Beiersdorf dice: sì, l'influenza c'è, però non è dimostrabile. E proprio perché non è dimostrabile, allora non può essere considerata. Ed è per questo, quindi il problema non era Bruno, il problema era Shakespeare. Ed è per questo che oggi questa bellissima analisi, questa bellissima pagina è completamente scomparsa dalle opere shakespeariane. Però ci sono tanti studiosi che negli anni hanno voluto invece portare avanti questo argomento perché hanno creduto nel tema
di Giordano Bruno e dell'importanza dell'influenza di Bruno nelle opere shakespeariane, e quindi hanno voluto trattare questo argomento nelle loro opere. Posso citarne soltanto qualcuno: Frances Yeats, che è la biografa di John Florio, ha scritto A Study of Love's Lost, che è uno studio solo sulla commedia di Shakespeare, Pene d'amor perdute, dove lei ammette che c'è una grandissima influenza di Giordano Bruno in questa commedia di Shakespeare. Ma anche studiosi bruniani, Giovanni Gentile, Vincenzo Spampanato, hanno ammesso l'importanza di Bruno nelle opere shakespeariane. Persino Benedetto Croce, che aveva criticato questa influenza, ha ammesso che quel Biron di Pene d'amor perdute non è nient'altro che un omaggio che Shakespeare ha voluto fare proprio a Giordano Bruno. E Amelia Bonogat, Ilari Gatti. Però come questi studiosi, dato che loro hanno voluto portare avanti questa tesi di Bruno nelle opere di Shakespeare, come hanno fatto a spiegare, come hanno fatto a, a far connettere Shakespeare con Bruno? Tramite John Florio. Perché? Hanno utilizzato John Florio non solo come il mediatore culturale, colui che traduce le opere di Giordano Bruno a Shakespeare, legge Giordano Bruno a Shakespeare, gli parla delle sue opere, gli parla del suo pensiero, ma John Florio ha vissuto con Giordano Bruno proprio quando era all'ambasciata francese a Londra. John Florio e Bruno si sono conosciuti molto probabilmente già ad Oxford, perché quando Bruno arrivò ad Oxford nel 1582, Florio lì lavorava come tutore privato di una schiera infinita di giovani studenti inglesi, e fu un'occasione a farlo incontrare l'arrivo di il principe polacco Laski, un principe cattolico. Però nonostante questo la regina Elisabetta I volle regalargli giorni di celebrazioni e avvenimenti, e una di queste celebrazioni si tenne proprio ad Oxford, quando Bruno ebbe questo dibattito e questo scontro con i professori di Oxford. Fu proprio lì, in quell'occasione, che John Florio incontrò molto certamente, quasi sicuramente, Giordano Bruno, e lì si innamorò perdutamente del suo pensiero. Infatti, quando Giordano Bruno fu cacciato da Oxford e rimase da solo, l'unico che lo seguì fu proprio John Florio. Quindi John Florio arrivò all'ambasciata francese con Giordano Bruno. Giordano Bruno visse 2 anni e mezzo come ospite dell'ambasciatore, mentre John Florio lavorò come segretario, legale rappresentante, andava a corte con l'ambasciatore francese a tenere delle udienze con la regina Elisabetta I, faceva anche da tutore di italiano alla figlia dell'ambasciatore, era una sorta di factotum all'interno dell'ambasciata. Quindi Florio ha visto Giordano Bruno all'opera, lo ha visto scrivere quelle opere così importanti per Shakespeare, e soprattutto le ha lette, perché John Florio cita Giordano Bruno nelle sue opere. Già nel 1591, nei Secondi Frutti, i suoi dialoghi, che più che essere dialoghi per apprendere la lingua sono veri e propri dialoghi teatrali, lui apre quest'opera con il primo dialogo dove cita proprio Giordano Bruno, il Nolano, perché era così che si faceva chiamare, il Nolano. Scrive un dialogo dedicato solo a Giordano Bruno. Anche nel 1598, nel Mondo di Parole, nel suo dizionario, cita tutte quelle opere che Bruno aveva scritto e pubblicato presso l'ambasciata francese, quelle opere così importanti per Shakespeare. Ancora nel 1603, quando Florio scrisse la traduzione in inglese dei saggi di Montaigne, che è considerata l'opera in prosa più importante del periodo elisabettiano, apre quest'opera straordinaria con una lettera, che le prime parole sono "Shall I apologize translation?" Dovrei scusarmi per la traduzione. Fa una appassionata difesa della traduzione, e nelle prime 10 righe chi cita Giordano Bruno e dice: "Il mio amico Nolano mi aveva detto che dalle traduzioni nascono tutte le scienze", che significa che dalla traduzione, dalla rielaborazione dei testi nascono nuove scienze, nascono nuove opere, proprio quello che è accaduto con Shakespeare. E questa bellissima pagina è oggi completamente scomparsa, e Giordano Bruno è fondamentale per Shakespeare anche per altre 2 considerazioni importanti. La prima è la concezione stessa del teatro e dell'idea del teatro che ha Shakespeare, che è uguale a quella che ha Giordano Bruno. Nell'inizio dell'opera Lo spaccio della bestia tronfante, Giordano Bruno dice che lui ha voluto scrivere le sue opere, i suoi dialoghi filosofici, sotto forma di dialogo teatrale, e dice: "Lo faccio perché in questo modo le mie idee possono essere poste sotto forma di esame,
sotto forma di problema, così che le persone le possano leggere come proprio come avviene a teatro. Ed è la stessa identica idea che ha Shakespeare del teatro, perché l'idea che ha Bruno è questa. Io propongo varie idee. Le idee sono rappresentate da personaggi diversi. Le idee sono rappresentate da personaggi diversi. Questi personaggi, ognuno rappresenta un'idea diversa, un'opinione diversa, che è l'opinione di tanti, di molti, ma alla fine della storia è sempre la morale, è la verità della coscienza dell'autore che viene fuori, è sempre la verità interiore dell'autore che viene fuori. E questa è l'idea che ha Shakespeare del teatro, che è l'idea del teatro nel teatro, proprio come avviene nell'Amleto, è fulcro dell'idea che ha Shakespeare della composizione dell'Amleto e di tutto il teatro shakespeariano. E un'altra idea che Shakespeare prende di nuovo da Bruno e va controcorrente rispetto ai suoi contemporanei è l'idea della struttura dell'opera, perché nel periodo elisabettiano era soprattutto l'idea aristotelica della composizione delle opere teatrali. Qual era questa idea di Aristotele? Che l'opera doveva avere un'unità di tempo, un'unità di spazio e una unità di azione, ovvero la maggior parte degli scrittori elisabettiani, quando componevano un'opera, l'opera doveva avere una trama, doveva essere messa in scena dalla mattina fino alla sera e poi in un solo luogo. Sappiamo benissimo che Shakespeare va a controcorrente. Il 90% delle opere di Shakespeare hanno tutte sottotrame, tutte sono ambientate in luoghi diversi, cito solo Antonio e Cleopatra ad esempio, e sono ambientate in giorni diversi. Shakespeare va in controcorrente rispetto ai suoi contemporanei anche in questo, e segue Bruno, perché nelle prime pagine degli Eroici Furori Giordano Bruno dice: il poeta non deve avere delle regole. È molto più importante per Giordano Bruno la creatività e la coscienza interiore dell'artista che le rigide regole a cui deve essere sottoposto. Quindi Shakespeare segue Giordano Bruno anche in questo. E c'è una bellissima frase, con questa chiudo, negli Eroici Furori, che sembra una frase quasi shakespeariana, perché Giordano Bruno dice testuali parole: che tragicommedia, che atto dico degno di più compassione e riso può esserne rappresentato in questo teatro del mondo, in questa scena delle nostre coscienze. In queste bellissime parole, che sembrano quasi prese da un'opera di Shakespeare, Giordano Bruno sta dicendo una cosa bellissima. Dice: noi ridiamo e piangiamo nel teatro della nostra vita, e questo è il teatro della nostra coscienza. E questa è proprio l'idea che aveva Shakespeare del teatro. E tutta questa bellissima analisi oggi purtroppo non c'è più nei testi di Shakespeare, e si è creato un vero e proprio vuoto nella comprensione non solo delle opere di Shakespeare, ma anche di Shakespeare come autore. E quindi oggi sono anche qui per dire che è arrivato il momento di reintrodurre Giordano Bruno nei testi di Shakespeare, perché anche grazie a questi due uomini straordinari, Giordano Bruno, che aveva il fuoco sacro della verità e della conoscenza, e grazie a John Florio, che era un genio delle parole, grazie a questa bellissima unione, che oggi possiamo leggere delle opere straordinarie di Shakespeare. Grazie.